prendere le sigarette e, come diciamo, farci un bel quadretto. Ecco, certo. Quindi si recupera con una voce normale. La voce ha poi bisogno di una rieducazione più importante, perché è una corda vocale che è diventata pigra, perché essendo più grande si è intimita e faceva meno movimento. Noi la dobbiamo riabituare a fare un percorso più lungo. È affascinante. Quali sono gli esami che dobbiamo fare se vediamo che dopo una decina di giorni la nostra voce... Sono esami molto semplici dello specialista. La prima cosa è la laringoscopia in diretta con uno specchietto che si mette appoggiato sul palato, serve per vedere le corde vocali, e da questa poi una laringoscopia con un fibroscopio, con delle fibre ottiche, che può controllare le corde vocali. Poi altri esami più selezionati vengono fatti in caso di un riscontro di anomalie morfologiche della corda vocale. Quello che mi convince sono anche gli esercizi che si possono fare dopo un intervento. Che tipi di esercizi sono? Sono esercizi per coordinare la respirazione con la voce, di nasalizzazione, di tensione delle corde vocali, perché esiste un muscolo che tende le corde vocali, e quindi di coordinazione pneumo, ovvero respiratoria e fonica. Con la voce lavoro. Lo so, dottor. Come sta, professore? Noi lavoriamo la con potente, la voce. La voce impostata, si dice. Sì. Perché uno pensa di parlare solamente con la lingua e con la gola. Con i denti, con e invece le mani, parla, con le cavità, con il diaframma. Si parla in maschera, si dice, perché con le cavità nasali si fa una specie di cassa di risonanza. Ma i vecchi e antichi rimedi per entrare in scena schiavendosi la voce, bicchiere di latte caldo col miele. Non solo, ma questo serve per umidificare e lubrificare le corde vocali, ma i tenori usavano la famosa ringa, la lice salata. Perché? Perché la lice salata? Perché richiamava il liquido della corda vocale infiammata. La lice. Adesso più modernamente noi al tenore, al cantante gli facciamo un'iniezione di cortisone, ma una volta, prima di andare a scena, si usava la lice. Ma il vecchio rimedio della mamma. Va bene, il latte col miele. Ma la lice mi piace tutto il latte col miele. Perché la lice col miele. Ma come va assunto? No, così secca. Così, così. E poi devi andare a cantare e baciare il soprano. Assolutamente. Che speriamo di mangiare la lice pure lei, perché sennò la scena non si fa. Va bene. Grazie, professor Emilio. Grazie. È stato un grande piacere avere a che fare con te. Arrivederci, buongiorno. Ci vediamo dopo la pubblicità. Tra qualche minuto. Alle 10 la pubblicità. Sì.